Veniamo bannati se uccidiamo qualcuno. Il primo mito sarà sfatato oppure confermato. Chi lo sa, lo scopriremo a breve. Vediamo se qualcuno, ragazzi, ci potrebbe bannare. No, io sto continuando a ballare. Anzi, guarda, cambio ballo. Vediamo un attimino. Niente, per adesso niente. Quindi il mito dovrebbe essere sfatato. Non sono stato bannato. Secondo mito: se inseguo una persona tutta la partita, vengo bannato. Adesso lo scopriamo insieme. Ok, ok, ti devo seguire tutto il tempo, ragazzi. Poi io ti voglio seguire. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Non lo voglio uccidere, voglio solo tagliargli la strada. Ormai, ragazzi, siamo diventati amici. Però no, non esiste il teaming. Infatti ti devo uccidere. Vieni qui, piccolino. Ok, però io no, non voglio continuare a seguire adesso. Niente, siamo diventati migliori amici. I migliori amici pesci. Ti seguo pure qui, amico. Ma dai, ma scusa, ma perché devi scappare? Però senti, non posso fare altro che ucciderti, amico mio. Quindi adesso, dai, muori. Ok, morto, let's go. Ragazzi, l'ho inseguito per tutta la partita, diamine. E per adesso non sono ancora stato bannato, quindi mito sfatato. Terzo mito bannabile, come vedete questo fa decisamente ridere. Infatti ho il puntatore di Hello Kitty. Me lo sono messo proprio il puntatore di Hello Kitty. Voglio proprio vedere se sarà una specie di vantaggio, perché tu non so se lo vedi Toxic, ma ho un puntatore di Hello Kitty. Adesso iniziamo, 3, 3, 2, 1. Sparare al sentinella dei 7. Boom. Oh ma ragazzi, ma sbaglio o è... No, non penso di avere più vantaggi, perché penso sia la stessa cosa, ragazzi. Sta di fatto che, bene, mito confermato, possiamo dire confermato, sì, ma neanche più di tanto. Quarto mito: se fai diventare una costruzione invisibile, vieni bannato. Noi, ragazzi, dovremo aspettare domani tutte queste risposte. Intanto sto facendo volare Toxic. Vediamo se riesco, ragazzi, a farla diventare invisibile. Invece no, non sono riuscito, diamela. Allora vieni qui che io riprovo. Mamma mia, ragazzi, giuro che non so. Niente, non funziona, non funziona più. Ragazzi, forse sono lento io. Sta di fatto che mito sfatato. Non ti dovrebbero bannare, dato che non è diventata neanche invisibile la costruzione. Ok, ragazzi, tutto molto strano. Come vedete ho la modalità strecciata. L'ho messa strecciata di una cosa come 400 pixel. E vediamo se verrò bannato, ragazzi. Anche perché dovrei essere tipo bannato automaticamente. Vediamo se funziona. No, comunque, ragazzi, è decisamente molto strano. Ok, non sta funzionando, quindi non dovrei venire bannato, ragazzi. Non posso neanche vedere tutte le cose che ho in basso a destra, tutte le cose che ho nello slot in basso a destra. Ok, decisamente molto figo, ma non sono stato bannato. Quindi let's go, quinto mito sfatato. Ok, Toxic, questo qua è il sesto mito. Ti dico, preparati perché sarà una cosa difficile. Mangiati adesso un peperoncino e prova semplicemente a volare andando sulla ragnatela. Devi provare ad andare sulla ragnatela. Deve essere una cosa molto strana, anche perché non so bene come si fa, ragazzi. Comunque state fatto che dovete nuotare andando dritti dritti dritte e volerete per la mappa. Vediamo se funziona o niente. Però pure io che non sono un genio. Vediamo un attimino. Ok, ok. Oh, figo, molto molto figo, ce l'ho fatta. Però adesso, ragazzi, voglio sfatare anche un'altra cosa, già che ci sono. Questo era un piccolo baghettino che, guarda qua, guarda qua, Toxic, sono tipo stranissimo. Non so bene come si fa, ragazzi, però è tipo, boh, stranissimo. Bene, questo è un mito confermato. Non fatelo perché penso potete venire bannati se fate una roba del genere. Noi lo stiamo facendo in laboratorio della battaglia. Figo, molto figo. Proseguiamo. Settimo mito. Ti dico solo, Toxic, che questo qui è molto particolare, anche perché dobbiamo far esplodere questa macchina e cercare di non distruggere questi, anzi no, cercare di far distruggere proprio questi muri distruttibili. Quindi tu hai un'arma, vai, sparagli. Sì, sì. Spariamogli, ragazzi, e vediamo se prenderanno fuoco, se si distruggeranno questi muri. Oh, aia, che botta. Non si sono distrutti, no. 1200 di vita. Ok, è decisamente tanto. Gli ha tipo levato metà. Quindi adesso potete andare dentro dei muri indistruttibili, dentro una macchina, e non esplodete, cioè non morite. Figo, molto molto figo. Toxic, vieni qui perché questo è l'ottavo mito. E non so se potrebbe funzionare, ma se funziona in partita, ragazzi, è la distruzione totale. Allora, dobbiamo piazzare una pizza per poi, non so se riesco solo io, non penso che tu riesci a venire sopra. Comunque sta di fatto, vai sulla scala tu, Toxic, e provi a editarmi sotto, ragazzi, vedere se prendo danno da caduta con la pizza. Proviamo, 3, 2, 1. No, non ho preso danno. Ok, ok, molto figo, anche perché ero all'altezza di 4 piani, quindi sì, prendeva danno e non ho preso danno. Molto molto figo, mito confermato. Nono mito, questo potrebbe essere qualcosa di veramente assurdo. Se accendete un falò e poi ve ne andate, quindi Toxic allontanati, via 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 via, poi ve ne andate, penso che rimarrà acceso a vita. Quindi vediamo un attimino. No, ragazzi, stiamo lì a guardare nel frattempo. Io, anzi, posso anche andarmi a fare, posso andarmi a prendere delle patatine, me le vado a mangiare, tutto quello che voglio, ma intanto rimarrà acceso a vita. Bro,
prossimo mito. Ehi, piccolo squalo, vieni. No, ho sbagliato. Ok, ho sbagliato. Volevo solo vedere se si può volare con questa macchina, però ho sbagliato. Quindi adesso rifaccio tutta la farfadella, rimetti di qui toxic e aspettiamo solo il nostro squalo che dovrebbe venire qui a farci volare. Ok, bisogna andare contro. Vediamo se il nostro squalo ci fa volare. Oh, ma che cacchio. No, toxic, tu sei caduto, ma io sono tipo volato dappertutto. Ma ok, ragazzi, l'avevo già provato l'altra volta questo mito, ma non mi era riuscito proprio perché sbagliavo. Quindi è una figata, mito confermato. Penso che se lo fate in partita venite bannati, sì, anche perché è un bug. Undicesimo mito toxico, questo qua non lo devi dire a nessuno perché non so, ragazzi, penso che non esista ancora questo bug. Vai tranquillo, non dico nessuno. Prova a mirare a sparare provando proprio a toccare qui, cioè andando attraverso. Tu vedi le cose, tu vedi attraverso questo tetto? Ah, sì, è vero. E vedi che è una figata assurda, cioè tu puoi sparare da qui, guarda, uno non ti può vedere ma lo distruggi, quindi questo mito qui, ragazzi, no, veramente non fatelo. Io lo sto facendo vedere giusto così, ma non fatelo, anche perché no. Mito confermato, si può sparare attraverso le strutture. Oh mio Dio, dopo questo ho visto decisamente di tutto. Allora, Toxic, dato mentre tu ti stai aggrappando a jump e cose simili, sai che questa qui è indistruttibile, infatti prova a picconarla, non si può spaccare. Ma se io voglio provare una cosa, io voglio provare a distruggere il pavimento sotto. Sì, magari levati, perché sennò poi distruggi. E ragazzi, guardate qui che figata, cioè praticamente si distrugge la jump, indistruttibile, si distrugge anche il pavimento. Ed è questa è una cosa molto interessante, anche perché uno che vuole scappare gliela distruggete e ci rimane lì così. Intanto guardate un attimo, se voi vi mettete dentro la macchina e cambiate posto, provate a editare una costruzione e si può, quindi voi potete prendere in giro un nemico anche in questo modo, oltre che a distruggergli la jump, che dovrebbe veramente farlo sclerare, ma anche per questa cosa qui, quindi tanta roba. Intanto posso fare tutti gli edit che voglio, sì, senza evitare magari che mi si distrugga. Intanto provo a vedere se posso costruire, posso anche costruire, cioè posso fare tutto dentro una macchina, ragazzi. Figata assurda. Sì, ma è una figata assurda perché si può sparare, costruire, ereditare, farei di tutto e di più. Però adesso, ragazzi, passiamo al prossimo. Ho appena fatto una scala perché voglio provare un esperimento assurdo. Qua sotto ho messo una tenda. Intanto vieni, sali Toxic, e qua sopra ne metto un'altra. Sì, magari se la metto giusto. Ok, la metto così. Intanto qua riedito e la metto qui nello stesso modo. Se io distruggo, anzi, editami la scala Toxic e poi distruggimi anche sotto la scala, voglio proprio vedere se prendo danno da caduta. Vediamo un attimino. No, si distrugge. Ok, provo un attimo a fare una roba. Sì, vabbè, è grande Powa che comunque, cioè, sa fare le cose. Sì. Ok, distruggo qui, vediamo una... Ma dai, ma si vuole distruggere, cacchio. Ok, no, non esiste più. Non esiste più questo bug, una volta c'era, ma invece adesso vi danno le tende normali. Quindi non fate queste cose, ragazzi, che non... Morite, fidatevi di me. Dico solo che morite. Nel mentre c'è questa musichetta in sottofondo, volevo provare se si può attaccare a un NPC, se ci si può attaccare a un NPC con delle clinger, ma mi sa che non riesco, ragazzi. Vediamo un attimino. No, non si può. Gunnar, ma stai fermo. Mamma mia, che noioso. Mi ha di pure ucciso. Ma mi ha ucciso per davvero. Ok, no, non ci si può attaccare a un NPC con le ragnatele, perché sennò sarebbe stato, penso, abbastanza bannabile, dato che andavi in giro con l'NPC a distruggere tutti e l'NPC non ti sparava. Sarebbe stata una grande figata comunque. Sarebbe stata una figata assurda. Seguiamo al prossimo mito. Mentre lo squalo cerca di ucciderci, vabbè, questa è una cosa assurda. Ragazzi, guardate qui, se io sparo una nuova con una nuova mitraglietta a un tronco, guardate quello che succede. Vola, ma vola totalmente. Hai visto Toxic? Ma perché vola così tanto? Cioè, che senso c'ha? Adesso, allora, riproviamo che magari è successo una sola volta. Pensate che possa essere un bug. Invece no, guardate qui, io spacco e... sì, mi sa che era veramente un bug. No. Riprovo, magari ho sbagliato io. Forse devo mirare di più. Ok, vedete che ogni tanto funziona, ogni tanto no. Boh, è un po' strano. Sta di fatto, questo bug funziona. Non fatelo perché potete venire bannati. Soprattutto potete uccidere la gente magari mentre è lì a prendersi il sole. Li tirate addosso un tronco, la uccidete. Voglio vedere la loro faccia. Questo mito è qualcosa di decisamente fuori dal normale. Tu prova a spararmi una clinger addosso, Toxic. Sì, lo so, è strano, ma prova a spararmela addosso. Vai. Adesso vai, ok? Io provo a ballare e guardate qui, ragazzi. Non mi si attaccano più. Ok, riproviamo a farla, Toxic, che voglio proprio rifarla. È una figata atroce. Allora, dove l'hai sparata? Allora, aspetta un attimino. Esatto, rimettimela ancora addosso. 3, 2, 1. Oh, no, ho sbagliato. Ok, no, è funzionato. Bene, molto figo. Mito decisamente confermato. Questa è una figata atroce. Se io mi nascondo dentro la spazzatura, posso prendere una mitraglietta? No, aspetta, mi sa che ho sbagliato un attimino. Me le sono...
buttate troppo in avanti. Ok, le metto un po' più vicine. Vai, mi nascondo dietro la spazzatura e vediamo se posso prendere pistola automatica. Boom, presa. E quella lì, ok, sì, è un po' difficile prendere, eh. Cioè, sta di fatto che le devi proprio prendere attaccate. Mi nascondo ancora e posso prenderle da qui. Quindi, no, non, niente, non ce la faccio, ragazzi. Oggi, boh, non so più farli, miti, magicamente. Comunque, sì, sta di fatto che funziona, mi sono confermato. Potete prendere, magari, in giro un vostro amico. Io quello che farò con Toxic mentre sta qui a bersi lo scildino. Immaginavo. Esatto. E poi lo uccido, gli sparo. Quindi mito confermato, passiamo al prossimo. Prossimo mito, ragazzi. Guardate qui, se io sparo con una, come si chiama, pistola razzi, vabbè, quella lì che fa diventare tutto in fuga delle costruzioni, addosso un falò, aia. Sì, mi faccio male, ma nello stesso tempo lo accendo anche per sempre. Quindi mi allontano e sarà sempre acceso. Ma guarda la casa che sta andando tutta a fuoco. Quest'arma è una cosa a doppio taglio. Quindi proseguiamo, ragazzi, e andiamo al prossimo mito. Prossimo mito è: se uccido un youtuber in un server privato, vengo bannato. Ok, dovrebbe essere qui. Hey Toxic, vieni qua amico, fatti uccidere, fatti uccidere. Boom, ho vinto. E adesso ballo, ballo, vediamo se vengo subito bannato. Ragazzi, dovrei tipo venire instant bannato. Vediamo se funziona. Ovviamente era in un server privato. Ok, no, non dovrebbe funzionare. Magari torno in lobby, vediamo un po' cosa succede. Boom, sono tornato e no, non niente, non è successo niente. Ok, perfetto, nessun ban è stato fatto, fortunatamente. Questo qui è l'ultimo e dobbiamo restare FK tutta la partita. Se restiamo FK tutta la partita, verremo bannati. Quindi adesso Toxic, non ci muoviamo proprio, zitto zitto, non facciamo niente e aspettiamo fino alla fine dei nostri tempi. Secondo me, boh, questa è una grandissima cacchiata. Però, vabbè, aspettiamo. Vabbè, potrebbe essere una cacchiata, però, oh, vediamo. No, no, stai scherzando, c'è gente qui. Mi vuoi dire che c'è gente qui? Ma dai! Ma che cacchio sta facendo? Però non ti uccide forse, eh? No, 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 forse no, aspetta che magari... No, 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 aspetta. Mannaggia lui. Possiamo provare a ucciderlo, ragazzi, vediamo un attimino. Ci sta guardando malissimo. No, 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 uccidilo, uccidilo, uccidilo. 3, 2, 1, picconiamolo! Adesso! Questo era belli, poverino. Ok, residiamo qua ancora tutta la partita. E che barba, ragazzi, però chi era questo? No! Oh, mi ha buttato fuori! Mi ha buttato fuori! Toxic, mi ha buttato... Ma anche a me mi ha buttato fuori. Cioè, tutto ad un istante. Ok, non ci ha dato neanche niente. Quindi penso che non si possa fare. Quindi sì, venite bannati per sta roba qua, ragazzi. Quindi non fatela. Dopo questo io vi posso salutare. Mi raccomando, sempre e solo codice POW nei negozi oggetti. Bella raga, sempre codice POW. Ciao 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 ciao. Oh.